La capacità di controllare il tuo livello di stress in tempo reale è estremamente potente ed utile in qualsiasi situazione, lavoro o vita personale. Si è scoperto che sia possibile farlo utilizzando la fisiologia e la neuroscienza. La tua respirazione ha un impatto diretto sulla tua frequenza cardiaca e sul tuo livello di stress o di calma. Ecco come funziona. Quando tu inspiri, il tuo diaframma si sposta verso il basso. Questo crea più spazio nella cavità toracica. E il tuo cuore diventa un po' più grande. Di conseguenza, il tasso di flusso sanguigno attraverso quel volume cardiaco più grande rallenta. Un segnale viene inviato dal gruppo di neuroni sul tuo cuore, chiamato nodo senatriale, e questo segnale sale al cervello, e il cervello risponde con un segnale per accelerare il cuore. In altre parole, inspirare accelera la tua frequenza cardiaca, ovvero il tuo battito cardiaco. Ma è vero anche l'opposto, ovvero... Quando si espira, il diaframma si sposta verso l'alto. Il cuore diventa un po' più piccolo perché c'è un po' meno spazio nella cavità toracica. Di conseguenza, il sangue scorre più velocemente attraverso quel volume più piccolo. Il nodo senatriale lo registra e invia un segnale al cervello e il cervello risponde con un segnale per rallentare il cuore. Quindi, in altre parole, inspirare accelera la frequenza cardiaca. Espirare rallenta la frequenza cardiaca. Quindi, se ad esempio vuoi accelerare la tua frequenza cardiaca per essere più vigile, più attento, inspira di più, oppure rendi quelle inalazioni più vigorose, più intense. Ma se vuoi calmarti, se vuoi ridurre i tuoi livelli di stress, di ansia, se non addirittura rimuoverli, puoi farlo rapidamente, rendendo quelle espirazioni leggermente più lunghe delle ispirazioni. O rendendole più vigorose. Questo non richiede alcun lavoro particolare di respirazione ed è un qualcosa che puoi fare in tempo reale. E questo è ciò che viene chiamato aritmia del seno atriale o aritmia sinusuale, che è la frase tecnica e che è anche la base di ciò che viene chiamata variabilità della frequenza cardiaca o HRV. Ma tutto ciò che è necessario ricordare è che inspirare più a fondo e più a lungo accelera la tua frequenza cardiaca. Espirare, più a lungo e più intensamente, rallenta la tua frequenza cardiaca e questo ti permetterà di calmarti proprio in tempo reale.